Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti nel mio canale e benvenuti in una nuova puntata di Timber and Stone. Allora ragazzi, devo dire sono arrivate tante nuove persone nel nostro villaggio. Siamo arrivati a veramente tanto cibo. Per cui fondamentalmente, devo dire, si sono aggiunti 3-4 persone, 4 persone almeno. Nell'ultimo tempo, diciamo, come potete vedere, quindi ho potuto distribuire un po' nuovi lavori. Ho messo a lavorare soprattutto come minatori e lavoratori di pietre, perché c'è bisogno di tanta pietra grezza e tantissimi brick per fare queste mura. Stiamo allevando piuttosto seriamente in questo momento. Abbiamo terminato il muro, o meglio quasi, manca solo qualche piccolo particolare come potete vedere, poca roba. Adesso c'è il costruttore che si sta per rimettere al lavoro, però ci sono due stone mason che non stanno dietro al singolo costruttore. È veramente una macchina per uccidere. Il nostro arciere, io ho preso il nostro Judas Loki, che era il nostro raccoglitore, e l'ho fatto diventare arciere perché adesso c'è bisogno di addestrarci come si deve per il combattimento, perché come potete vedere questa notte abbiamo avuto un attacco da parte di tantissimi scheletri. Io con Morrigan, che come vedete è stata ferita ed era stata ferita parecchio, e chi altri è che c'era? Aspetta, che non me lo ricordo più. Morrigan e Francis. Solo loro due sono riusciti a far fronte a questi scheletri, fortunatamente. E come potete vedere, stiamo facendo un piccolo lavoro qui fuori dalle mura, perché abbiamo notato che si riusciva a scavalcare. Per cui stiamo spianando un pochino il terreno per evitare che i nemici che si avvicinino riescano a scavalcare il muro. Anche se devo dire che questa cosa qui è proprio brutta, però. Cerchiamo di spiallarla un attimo. Ok, il costruttore si è rimesso all'opera. Perfetto. E qua vedo che sì, però bisogna spianare anche qua. Ci sono questi angolini, come vedete che si riesce ad oltrepassare. Quindi gli scheletri sono riusciti ad entrare proprio per quel motivo. Quindi stiamo addestrando questo arciere, abbiamo un ingegnere che ci costruisce e ci sostituisce in automatico l'archery tag, target, e abbiamo anche un qualcosa per addestrare i nostri guerrieri combattenti. Attualmente ho messo Francis come carpentiere perché attualmente mi servivano una buona quantità di frecce, e ho fatto costruire anche degli archi lunghi, visto che avevamo le pelli, visto che avevamo, vedete, ho fatto costruire tanti fili, un po' di strong timber, abbiamo fatto dei longbow. Allora, 3 longbow, perché pensavo di addestrarne 2 o 3, insomma, io con il discorso degli arcieri. Adesso io speravo di terminare prima di tutto il muro. Intanto sicuramente metteremo ad addestrare anche il carpentiere una volta che avrà finito. E quindi qua potremo anche un attimo accelerare. Abbiamo aumentato la nostra produzione di grano perché queste bestie mangiano come dei dannati. Ma veramente tanto. Ok, qua siamo anche a buon punto. Mamma mia, qua dopo Judas Loki la faremo ritornare un attimo a fare il raccoglitore, perché ne abbiamo lì di roba da raccogliere. Ok, che succede? Un ragno. Vabbè, ma è in compagnia di Judas. Qua un colpo ben assestato e tanti saluti al ragno. Ok, allora il carpentiere qui ha finito, molto bene. Lo facciamo diventare allora ti vorrei far addestrare
combat training usando i pupazzi, quindi ti mando qui a spupazzarlo, così un po' di fanteria e un po' di arcieri. Iniziamo un po' l'addestramento, Attualmente tra l'altro sospeso, eccolo che sta facendo il suo allenamento, così aumenta di livello, diventa più forte, più efficiente. Tra l'altro credo di aver, sì, ok, lo ricostruiamo quando si rompe. Non ricordo più, ah sì, lo Stone Mason, sì, avevo bisogno di Stone Mason come se piovesse, per cui attualmente i miei Stone Mason è anche il precedente Chopper. Tra l'altro guarda quanti alberi ci sarebbero da tirar giù. Comunque sia, va bene. Velocipitiamo i lavori per cortesia. Ok, sta andando tutto a gonfie vele, anche il cibo continua ad aumentare, quindi presto arriveranno nuovi abitanti. Io non so chi altro è che potremmo fare come arcieri, perché abbiamo un 20° livello di farmer, che potrebbe essere. Anche il nostro builder potrebbe esserlo. Un altro spider qua abbiamo. Fammi vedere un po' dove. Cosa vuoi fare tu? Geoffrey! Fammi un po' capire. Tu non hai un cazzino di niente in mano, e allora ti faccio tenere quantomeno una mazza. E tu, vecchia mandrillona, anche tu non hai un accidente di niente in mano. E vediamo se abbiamo una mazzetta da darti, perché qua abbiamo un ragno che sta rompendo un po' i cazzini. Allora, vediamo un attimo di... Ecco, tu che hai la mazza, vedi per favore di liberarci di questa presenza insulsa. Ma che fai? Vabbè, hai scelto la strada un po' più strana, ma va bene. Cioè, ma attenzione. Attenzione, che giro stai facendo? Ecco, questa è una cosa che mi potrebbe inquietare, perché qua fuori è pieno di cose per cui si può riuscire ad entrare. Devo fare un lavoro di fino davvero adesso qua. Allora, via tutta sta roba. Guarda che cazzettino, porca miseria. Allora, via anche qua. Vabbè, ci mettiamo a lavorare un pochino i nostri minatori su queste cose. Non dovrebbero esserci grosse difficoltà. Ok, qua mi sembra tutto bene. Qua anche, non c'è possibilità. Qui neanche, una volta che avrà finito di costruire nemmeno, forse qui. Ok. Qui decisamente, tiriamo giù tutto. Ok. Dovremmo esserci. Perfetto. Oh, adesso qui vedete devono farsi per forza tutto il giro. Bene. Ok, c'è da dover costruire questo benedetto pupazzo. È andato a dormire, vero, l'arciere? Ah no, era andato a mangiare. Adesso se ne sta andando a dormire. Eccolo lì. Ok. Eccoli che stanno lavorando nello spiallarmi. Così non potranno più entrare da questo lato. Perfetto. Avrei dovuto fare un fossato, probabilmente. Comincia ad avere... Cos'è che c'è? Ma io non ti ho mica chiesto... Boh, vabbè, non importa. Comincerei ad aver bisogno anche di un po' di legno, fra poco. Dovrò cambiare un po' le cose. Comunque, sta andando tutto per il verso giusto. Io ho bisogno di... Dover far costruire una quantità di brick vergognosa.
tanto che credo scriverò sui 700. 702, 704, ma sì, vaffanculo. Tanto dovrò costruirne tantissime di queste cose. Oh, bene, qua è quasi terminato, perfetto. Ma intanto che questo non sta facendo niente. Ma tra l'altro, scusatemi, adesso io non voglio dire nulla, ma dove è finito il guerrierozzo? Guerrierozzo, lei qui! Cosa sta facendo a cazzo in culo lì così? Venga a lavorare. Dovrei fare un altro di questi pupazzi, perché altrimenti se no si riposano troppo e non mi va bene. Allora, oggetto military training dummies, e lo mettiamo qui accanto così. Perché questo ingegnere? Salve ingegnere! Ok, questo ingegnere lo potremmo impiegare, ma abbiamo un altro builder qua volendo, che è anche blacksmith. Lo potremmo fare probabilmente anche un po' blacksmith. Beh no, attualmente visto che c'è comunque qualcuno che si allena. A che livello siamo arrivati qua? Ehi, livello 6. Stai superando la nostra Morrigan. Ma Morrigan, qui abbiamo bisogno di... Abbiamo bisogno di olio di gomito qua, perché... Mamma, deve fare un giro adesso Morrigan, poveretta. Comunque sia, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Qua siamo andati avanti. Eccoci qua, vedete, siamo scesi parecchio e stiamo proseguendo perché qua stanno saltando fuori sempre più risorse. E va bene così. Va benissimo. Allora, solo che adesso vorrei capire dove sei, mia cara Morrigan, che ti ho perso. Sei andata a dormire, giustamente. Ho sentito un rumore strano. E che cazzo? Cioè, era entrato un ragno così. Come cazzo è entrato? Ma ancora si riesce a entrare? Perché probabilmente i ragni riescono a scalare. Allora, comunque sia, se riusciamo ad avere, cosa spero tra poco di riuscire a fare, avere altri uomini, possiamo cominciare a dedicare effettivamente più tempo agli allenamenti e poi fare anche delle ronde. E questo dovrebbe quantomeno pararci un pochino il di dietro in determinate situazioni. Allora, vai avanti. Ma chissà come cazzo entrano così a caso. Ci sono ragni che cercano di sfondarti la porta. Sì, lo so, non è una grossa porta questo per un muro che poi vorrei costruire, una muraglia. Non sono delle grosse porte, però mi serve un alto livello di ingegnere per poter fare le porte. Questo è solo un livello 3 attualmente, per cui ho da dover disfare una quantità di questi arnesi incredibile, perché credo, fatemi controllare, per le porte. Come eccolo qua, serve un settimo livello. Un settimo livello, cioè. Ok, parliamone. Ormai vedete, c'è il builder che porta un blocco per volta ormai, perché abbiamo una produzione lentissima, nonostante siano impegnati due stone mason, ma più di così non si può. Ok, un dummy è andato. Ok, questo sta venendo a finire il suo lavoro da questa parte. Sì, ok, è giusto da tirar giù. Ok, io... Orco cane? Orco cane? Ma che cazzo succede? Ma cosa minchia sta succedendo? Ma... Siete fuori di testa? Allora, Francis! Francis, venga qua! Allora, lei la voglio sulle mura da questo lato.
mentre svegliamo quel coglione di arciere. Arciere! Ma io non so se tenermi onestamente. Onestamente mi terrei le frecce, perché nonostante magari riesca anche a crearne ancora, le frecce non sono mai abbastanza, soprattutto quando arriveranno, perché arriveranno, nemici un po' più tosti. Allora, io appena poi avrò il carpentiere gli facciamo fare anche questo. Sì, sì, lo so, Francis. Francis, ho bisogno che tu venga a fare merda di questi. Quanti cazzo siete? Madonna mia! Non basta Francis. Ho bisogno di Morrigan. E quasi quasi sveglierei anche l'arciere, io direi, perché... Allora, infantry. Veloci. Judas. Allora, mio buon Judas. Cazzo, anche qua c'è un grossolano errore. Che ho dimenticato. Construction, wall, castle brick. Qui ho bisogno di alzare di uno. Ok. Sì, perché poi il resto è tutto giusto. Perfetto. Allora, fammene fuori appena uno, eh. Minchia, un critico, vai. Vai, due colpi. Madonna, ma lo facciamo far da solo? Sì, sì, lo so, lo so. Vai, vai. Stroncali, guarda che figata. Ok. Non credo di aver bisogno di altro a questo punto. Allora, facciamoti entrare. Allora, scusatemi, ma qui Morrigan mi ritorni a essere miner, che tanto vedo che riusciamo a cavarcela abbastanza bene anche da soli. Io questi li tengo qua giusto... qua ce n'è uno. Qua ce n'è uno con Scudemaz. Tu vai via. Scudemaz, poi tutti gli altri sono abbastanza normali. Ok. Dove te ne vai da solo per i cazzi tuoi così? Allora, no, aspetta. Aspetta. Te stai andando un po' troppo a sprombattuto così. Lascia fare l'arciere che manca. Ma che cazzo di livello hai? Tu sei fuori di testa, tu entra per piacere. No, ok. Abbiamo capito che l'arciere fa cacare in questo senso. Allora, io volevo vedere se era possibile. Solo che non ho presente, non mi ricordo più come caspita si fa. Vorrei vedere di impostare la possibilità di vedere il suo raggio d'azione. Solo però che non mi pare di vederlo. No, non ho presente. Niente, va bene. Senti, senza che tu debba sprecare frecce a caso, vattene via. Ritorna ad allenarti, perché sei proprio scarso. Gli arcieri, finché non sono di livello sufficientemente alto, è meglio lasciar perdere. Tanto qui abbiamo chi ci difende. Guarda che razza di danni che fa questo. Quanti punti ferita c'ha sto scheletro? Wow. Il builder viene da fuori. Non si sa il perché. Allora, io sono più preoccupato onestamente per questo. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Vediamo come va qua il combattimento. Questo inizierà ad attaccare probabilmente. Urco cane con un colpo. Ok, sì, devi rientrare. Decisamente devi rientrare.
Allora, lo facciamo rientrare un attimo. Io qua ho bisogno di Morrigan adesso. E sarebbe il caso a questo punto di prenderci. Oddio, allora. Posso sapere dove cazzo. Oh, ok, eccolo lì. Allora, l'arciere va bene. Morrigan, Morrigan, Morrigan. Morrigan, Morrigan, Morrigan. Dove stai? Sei là sotto. Molto bene. Nel posto più utile in questo momento. No, non si poteva. Vieni su, equipaggiati per piacere. Tu, quante. Adesso, ok, sei ritornato ad avere abbastanza frecce. Un attimo di pausa perché vorrei ricordarmi. Allora, in questo momento è Francis. Francis, visto che tu hai già dato, mi diventi di nuovo carpentiere perché ho bisogno che tu faccia queste frecce. Visto che adesso ne sprecherò a quantità industriale. Minchia che schifo. Ecco, no, non ci capiamo. Non ci capiamo, non mi puoi uscire. Mi puoi venire qui in cima se vuoi. No, anzi, se vuoi. Mettiti qua. Ma com'è retreat? Ma come cazzo fai a ritirarti in questa situazione? Dai su. Ma dove va? Ma ci rendiamo conto di quello che stai facendo? Ok. Già meglio. Però io adesso ho bisogno di Morrigan. Allora, Morrigan, ti metto qui. Mi fai charge this enemy. Orco cane, hanno già buttato giù la porta qua. Via, via, via! Scappa! Questi sono fortissimi. È incredibile. Mamma mia. Li abbiamo stesi tutti? Cioè, avete visto che roba? È fuori di testa sta cosa. Morrigan, sei stata grandiosa. Puoi rientrare. Allora, questa porta la distruggiamo e ne facciamo una di nuova adesso. Allora. Direi che così va bene. Adesso mi ritorni a fare un attimo il minatore. È stato segato tutto intorno? Sì, perfetto. Allora, no, ti terrei a quanto pare. Ti devo tenere come infantry. E ti metto ad aumentare di livello. Adesso ti metto un pochino così e facci vedere quello che sei capace di fare. Allora, mio caro Judas Loki, anche tu devi continuare l'addestramento. Ma dove è finito il carpentiere? Cazzo, si è messo a dormire. Vabbè, giusto perché sei ferito. Ma io ho bisogno di quella fottuta porta, dannazione. No, no, alzati e fai il tuo lavoro, ti prego. Dormi dopo. Anche il builder qua ha bisogno di darsi una mossa, eh? A meno che non abbia già finito. Sì che ha finito. Oh, molto bene. Allora, ragazzi, io spero, come sempre, che questo gameplay vi faccia piacere. Se
Stiamo lavorando a tutto spiano qui, a dire il vero, e sto cercando di trovarne una quadra. Adesso partiamo con un po' di addestramenti. Penso che potrei prendere proprio il builder, tra l'altro. Scusatemi, facciamo l'ultima cosa. Prenderò questo builder e ti farò fare, no, l'avventuriero, scusatemi, l'arciere. Come arciere, manda via questa, mi prendi le solite 15 frecce e mi depositi la clava lì, che non ci serve per il momento. Facciamo un po' di quelle. Ok, perfetto. Adesso vieni anche tu qui e alleniamoci tutti insieme appassionatamente. Allora ragazzi, io spero tra poco arrivino nuovi abitanti, perché ho bisogno veramente di mano d'opera e di soldati. Ah già, questo ti devo anche dire, di allenarti. Per cui mi raccomando ragazzi, commentate, pollicini in su, fatemi sapere cosa ne pensate, condividete se vi fa piacere. Vi ricordo come sempre la pagina di Facebook che trovate in descrizione, insieme alla pagina anche al sito di G2A, il link del sito di G2A, dove potete trovare giochi come anche questo a prezzi veramente, veramente ottimi. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, state in campana, alla prossima!